i Vigili del Fuoco. Io sono un coordinatore nazionale dell'Unione Sindacale di Base e ringrazio il Movimento 5 Stelle perché ci dà l'opportunità di quello che è un mezzo di comunicazione con la cittadinanza, che è la cosa più importante, perché quando i Vigili del Fuoco sono in sofferenza, la nostra sofferenza riguarda la sofferenza dei cittadini. Dove non riusciamo ad arrivare noi, c'è una grande sofferenza. Nella premessa mi sento obbligato come sindacalista che tutti il Corpo Nazionale sta attraversando uno dei periodi più bui della storia da quando è stato istituito. Io sono vigile permanente di quelli che salgono sui mezzi, di quelli che vedete sfrecciare da una parte all'altra della città da circa 20 anni al comando di Genova. E quello che ho subito io è quello che subisce il cittadino, cioè un decadimento delle politiche attuali di trasformare il Corpo Nazionale in una figura che comunque sia lontana da quella che avete nel cuore voi cittadini, che dimostrate sempre nei confronti dei pompieri una grande stima. E noi chiaramente questa grande stima la ribaltiamo sempre con donare la nostra vita, veramente. Avete dei ragazzi, soprattutto qua a Genova e sul territorio, che non hanno problemi a donare la propria vita in un sistema che comunque attanaglia sempre quella che è la base, quella che è di quelli che svolgono lavoro sui mezzi, di quelli che guadagnano 1.300 euro al mese, di quelli che ci mettono veramente della loro energia, di quell'energia che comunque non ci ha mai abbandonato. E allora dico questo, noi siamo amministrati da quella che è la fotocopia della politica, stanno cercando di trasformare la nostra figura, siamo già in un comparto che non ci appartiene, perché è un comparto sicurezza, perché la sicurezza non è un'argomentazione che ci accomuna, ma facciamo ben altro, facciamo soccorso tecnico gente e andiamo a fare un servizio di soccorso alla gente. E questo già ha trasformato il nostro ruolo, difatti già nella carenza di personale che ci colpisce sempre nel profondo, facciamo degli interventi coatti dalla polizia, con la polizia. Questo nulla toglie che dobbiamo farli, perché purtroppo siamo obbligati a farli, però sinceramente io mi ribello come organizzazione sindacale a fare un servizio coatto per magari fare uno sgombero a un handicappato che non ha più i soldi per stare dietro un appartamento. Questa è una cosa vergognosa e noi faremo di tutto perché non avvenga mai questo. Però perché non avvenga, la comunicazione deve essere col cittadino, come quando parlo con i miei colleghi che cerco di trasmettere quello che sono i valori sindacali veri di un sindacato come il nostro, che è un sindacato di base e quindi formato dalla gente, è un sindacato orizzontale. La stessa cosa lo dico ai cittadini, cioè prenderla con quelli che ci amministrano, perché ci hanno colpito nel profondo. E quello che succede nella politica succede anche nel sindacato, perché siamo gli unici noi dell'Unione Sindacale di Base che non abbiamo firmato più niente negli ultimi anni, perché l'ultima parola aberrante che ci ha colpito si chiama riordino, e il cittadino deve sapere, è un percorso abbastanza semplice, che parla solo di risparmio, parla. Allora i numeri sul territorio nazionale vengono distribuiti in base alla produttività del soccorso. E allora, se secondo voi deve essere un concetto giusto quello della produttività del soccorso, vorrà dire che a Genova, siccome abbiamo avuto 3 alluvioni, siamo produttivi nel soccorso, quindi siamo tranquilli, il prossimo anno non ci sarà nessuna chiusura. Però questo cosa ha prodotto? Intanto la chiusura di 25 sedi sul territorio nazionale, e ogni anno abbiamo un esame a fine anno che deciderà se i distaccamenti rimarranno aperti di notte o chiusi. Quindi ci saranno cittadini di serie A, quelli che abiteranno vicino alla centrale in cui ci sono determinati colleghi che fanno questo lavoro, oppure cittadini di serie B che magari sono in periferia e dove questo riordino ha deciso di chiudere durante la notte il distaccamento. E allora questo cosa vuol dire? Che se vostro figlio è in autostrada, è in un raccordo e ha un incidente stradale, probabilmente la sua vita dipende da quello che facciamo noi in un futuro prossimo, in un presente, perché abbiamo l'obbligo di apporci a queste logiche di spending review, di tagli continui che ci attanagliano il pubblico impiego. State attenti quando parlano di pubblico impiego, perché il pubblico impiego riguarda tutti, riguarda, è un servizio sociale che tutti dobbiamo richiedere alla politica. Senza di questo il cittadino non ha speranze di fare una vita decorosa. E allora cosa dico? Nel riordino il primo attacco inflitto al Corpo Nazionale si chiama precariato. Dovete sapere che noi eravamo la macchina più grossa dello Stato come precari.
I precari erano ragazzi usa e getta che venivano assunti per 20 giorni e di fatto svolgevano un soccorso tecnico urgente a fianco a noi. Si parla di numeri imponenti, di 40-50 mila unità. Il riordino cosa ha fatto? Ha cancellato di fatto queste 40-50 mila unità senza un vero processo di stabilizzazione e quindi ha messo in ginocchio nell'immediato il servizio tecnico urgente. È una cosa che non può essere accettata. Oltre a questo hanno diminuito i giorni e non facendo neanche entrare questi poveri ragazzi, questi poveri padri di famiglia, in quelle che sono le protezioni della disoccupazione. Questo è quello che ci ha colpito nel profondo. Dobbiamo opporci, abbiamo creato un disegno di legge noi come Unione Sindacale di Base e questo disegno di legge è stato preso dal Movimento 5 Stelle. E c'è stato uno studio su questo disegno di legge e sarà lanciato un Parlamento. Noi chiaramente non è che siamo sposati con il Movimento 5 Stelle, noi siamo sposati con i cittadini e quello che abbiamo fatto è un'opera di sensibilizzazione su tutti gli appartenenti. Allora noi cosa diciamo? Oltre al disegno di legge che il Movimento 5 Stelle ha appoggiato, abbiamo una proposta di legge bella pronta nel cassetto, che è 15 anni che è pronta. Perché chiunque sa che i vigili del fuoco non devono stare dentro il ministro dell'interno col portafoglio, è un ministro che burocratizza qualsiasi cosa, che ci chiude, che non ci riesce neanche a farci espellere quello che abbiamo dentro. E allora diciamo che il nostro posto non è quello. Penso che a chiunque di voi, che la domanda è qual è, dovrebbe essere il posto dove dovrebbe stare i vigili del fuoco? Nella protezione civile, un dualismo creato ad hoc con dei costi altissimi e con un risultato scadente e ve lo dice uno che è sui mezzi, perché è difficile riuscire a stabilire il lavoro che svolgiamo e il voto che dobbiamo darci, ma noi che siamo sui mezzi ci rendiamo conto che non riusciamo più a svolgere un servizio efficiente. Quello che vi chiedo delle alluvioni che ci sono state qua a Genova è l'esempio di come il soccorso in realtà è fallito per quanto ci riguarda. Cioè, dovete sapere che noi avevamo nel momento in cui c'è stato comunque le varie esondazioni, nel momento dell'alluvione, ci siamo trovati ad essere in un servizio ordinario. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire non aver fatto prevenzione, cioè pur sapendo che eravamo in allerta 2, l'amministrazione sceglie di risparmiare, quindi di non duplicare, di non raddoppiare il turno per poter comunque operare poi in caso di pericolo. Questo è quello che è avvenuto a Genova, con squadre ridotte, con code di intervento oltre 300, cioè persone che hanno chiamato per chiedere aiuto, comunque sostegno, e gli interventi venivano messi in coda, quindi con 300 interventi in coda. Vuol dire che certi interventi, magari non urgentissimi, comunque noi andavamo a verificarli dopo 2-3 giorni. Quindi questo sicuramente è un paese, comunque città del comando di Genova, vi posso dire che abbiamo un'età media molto alta sui mezzi, che non facendo più nuove assunzioni abbiamo un'età media di 46-50 anni, quindi questo vuol dire che comunque per le persone, per i colleghi che operano e che devono comunque prestare un soccorso, sicuramente è sempre più difficile. Certo, per preciso, per precarizzare il soccorso, per fare cooperative che sostituiranno i permanenti su tutto il territorio, e questo sarà il futuro prossimo. Quindi vi dico a voi di stare molto allerta e di opporvi a questo disegno di legge che è imminente e alle porte. La precarizzazione del soccorso vuol dire che non ci sarà più professionalità, e quindi vi dico che è una situazione catastrofica se non ci opponiamo con tutte le nostre forze.